Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho visto le vostre tantissime richieste. In realtà, da quando è uscito il brand Clio Makeup, un po' qui, un po' là, mi chiedete sempre di provare questi prodotti, di farvi una recensione, di farvi un makeup tutorial. Insomma, quindi ho comprato il più prodotti possibile per fare una full face, appunto, con i prodotti Clio Makeup. Questo è il pacchettino che mi è arrivato. Onestamente, con quello che ho speso, con tutti i prodotti che ho preso, pensavo fosse più grande. Però vabbè, insomma, chi se ne frega, è solo la scatola di cartone. La cosa importante sono naturalmente i prodotti all'interno. Qui l'ho un po' rovinata perché cercavo di aprirla senza tagliare lo scotch. Lasciate perdere questo disastro che ho fatto io. Però sto aprendo il pacchetto con voi e non ho ancora visto nulla, ragazzi. C'è ancora, è ancora sigillato. Allora, mi sembra molto molto carina la grafica all'interno, con tutti questi, con tutte queste emoji, e mi piacciono tantissimo gli occhi a cuoricino, molto molto carino secondo me il pack, e anche il brand scritto qui mi piace. Ma andiamo a vedere i prodotti. Anche questi, devo dire, sono impacchettati molto molto bene. Ta-da! Sono emozionata, ragazzi, perché ho visto questi prodotti ovunque su YouTube, ma non ho mai avuto l'occasione di toccarli con mano. Ma vi farò vedere di volta in volta i prodotti che vado ad utilizzare, e se uso prodotti di altri brand è solo perché Clio questo prodotto ancora non ce l'ha, tipo fondotinta, primer, eccetera. Lo useremo di altri brand, appunto, perché non li ho trovati sul sito Clio Makeup. Iniziamo subito con l'All Nighter Face Primer di Urban Decay. Questo primer mi sta piacendo moltissimo e ne basta poco. Io ne metto sempre, sempre troppo. Ok ragazzi, ho messo un cerchietto così non sporco i capelli. Poi fondotinta applico questo di Too Faced, il Born This Way Matte, che voglio usare oggi per la prima volta. Non voglio soffermarmi troppo su prodotti che non sono... ho paura che sia un po' troppo arancione, vediamo. Non voglio soffermarmi troppo su prodotti che non siano, appunto, di Clio Makeup, perché voglio che questo video sia interamente dedicato a questo brand. Andiamo finalmente ad usare il nostro primo prodotto Clio Makeup. Questo è il correttore Oh My Love, ed è un correttore liquido, e il colore che ho preso è questo, il colore OML02, che nome strano, boh, penso che sia questo, non ne sono certa. Comunque è molto molto carino, devo dire, ragazzi, e c'è una bacchetta magica che mi piace moltissimo. Spero che il colore sia giusto, ma lo vedo abbastanza chiaro, quindi penso di sì. Vado ad applicarlo come sempre a forma triangolare sotto gli occhi. In realtà il fondotinta penso sia un pochino troppo scuro per me, ma è l'unica colorazione. Mi hanno fatto il match prima di mandarmelo e mi hanno mandato la vanilla, che onestamente è troppo giallina per me, troppo scura. Beh ragazzi, non è sicuramente full coverage, ma mi piace perché si sfuma molto molto facilmente. Non sembra entrare nelle pieghette per adesso, sembra molto molto idratante, e devo dire che mi piace. Vorrei che fosse un pochino più coprente, però non è affatto affatto male. Mettiamone un po' anche qui. Sì, vi devo dire che mi piace molto, ragazzi. Non porta via il fondotinta quando lo applico, si sfuma molto facilmente ed è molto idratante, che è importante avere correttori idratanti, specialmente sulla zona del contorno occhi, altrimenti ti vanno nelle pieghette quando si asciugano ed è orrendo. Molto carina anche la spiegazione che dà lei sul prodotto con la foto, mi piace un sacco il pack. Poi, come cipria uso la Dr. Feel Good, la cipria opacizzante di Benefit. Ho già usato questa cipria una volta con voi e vi devo confermare, la uso quotidianamente, mi piace un sacco. Ho notato che se non fisso il correttore così con la Beauty Blender, non è abbastanza con qualsiasi correttore che utilizzi. Se passo semplicemente il pennello, non fissa bene questa zona qui e poi mi si formano le pieghette, quindi devo stare attenta. E poi sul resto del viso invece vado a picchiettare con il pennello. Poi come blush userò il Cute Love. Che carino è questo packaging con la faccina che sorride tipo manga, bellissimo. E questo, allora, non ero sicura su quale colore scegliere online perché è difficile. E una cosa che mi sembra di aver notato è che
ci sono tanti colori scuri, ma per chi è chiara di carnagione è un pochino più complicato, almeno questa è la sensazione che ho avuto io facendo un po' di shopping sul sito, ma ditemi se mi sbaglio, se è così oppure no. Alla fine ho optato per questo, mi piace moltissimo anche il fatto che ci sia la scritta Clio Makeup con il cuoricino nella cialda, e questo è appunto un rosato però abbastanza naturale come sottotono, non è troppo pesca o troppo... Sì, da quando ho fatto i capelli rosa sto un pochino attenta a non usare troppi colori sul pesca o caldi, perché cozzano un po' con i capelli, quindi alla fine ho deciso per questo rosa che mi sembrava abbastanza neutro, anche se a vederlo nella cialda mi sembra un po' più scuro di quanto pensassi, devo essere onesta. Beh, devo dire che è molto bello, ragazzi, è anche molto scrivente, cavolo, cioè non devo andarci troppo pesante, ma è molto molto bello. Ne metto un po' anche sul naso, come sempre. Aiuto, cioè mamma mia, è super scrivente, non me l'aspettavo. Ok ragazzi, wow, devo dire che fino adesso i prodotti non sono niente male, per me è veramente la prima volta che li vedo, la prima volta che li provo, mai saputo niente di questo brand. Ho un po' l'effetto Heidi decisamente, qui devo sfumare un pochino perché sono un po' ridicola. Ok, allora ragazzi, come terra vado ad usare questa di Anastasia Beverly Hills, perché Clio non ha per il momento almeno terre, almeno io non sono riuscita a trovarle a meno che non fossero sold out. E anche qui vado ad usare un pennello di Fenty, ragazzi, questo è il pennello 190 appunto da bronzer. È molto particolare perché ha questa forma molto strana che non avevo mai incontrato in nessun pennello, devo dire, ma mi trovo benissimissimissimo con i pennelli Fenty Beauty, ragazzi. Dateci uno sguardo se li vedete, provateli, testateli. Sono super super morbidi e incredibilmente non perdono peli, sono fantastici. Metto un po' di terra sul collo così, questa è la mia tecnica quando ho fondotinta che sono un pelino troppo scuri, e rimedio un po' così. Applichiamo un po' di terra anche qui sulla punta del naso per accorciarlo un pochino, e poi un po' anche ai lati per assottigliarlo. Poi ho preso questo ombretto che mi sembrava bellissimo dal sito, io sono impazzita, io ho un debole per gli ombretti cremosi, metallizzati, scintillanti, ok? E quindi non appena ho visto questa linea sono impazzita, mi sono detta no, devo assolutamente prenderne uno. E questo è Sweetie Love, ombretto cremoso a lunga durata. Anche qui molto carino il packaging con la caramellina sotto. E sono curiosa di vedere com'è perché appunto l'ho visto solo sul sito, wow! È bellissimo, è esattamente come me l'aspettavo, vorrei che avesse fatto più colori di questi perché io adoro, e non è facile trovare brand che fanno degli ombretti cremosi così metallizzati, è molto molto difficile. Li aveva fatti MAC con un'edizione limitata ma poi sono scomparsi, e anche Kiko sempre con un'edizione limitata. Io li amo, veramente li amo. Però non so se andare ad utilizzare questo perché, vediamo, ho preso come palette, ho preso questa che è la Beauty Love, che ragazzi devo dire è molto cara, mi sembra di averla pagata tipo 56 euro, una roba del genere, può essere. Il pack mi sembra molto molto bello, e so che vi sto ripetendo costantemente che il packaging mi piace, però lo sapete, nei prodotti ovviamente la cosa più importante è la qualità, però secondo me anche l'occhio vuole la sua parte ed è sempre importante anche che ci sia un bel packaging. Ma i colori sono stupendi, ragazzi, adesso andiamo a swatcharli e vediamo un attimino. Non so però, secondo me ci sono pochi marroni per creare tanti trucchi versatili, devo dire. Mi sarebbe piaciuto qualche marroncino. Aiuto, lo sto distruggendo senza neanche volerlo, ok. Mi sarebbe piaciuto che ci fossero stati appunto più ombretti marroncini e opachi, secondo me potevo farci molti più make up, però i colori presenti sono tutti molto molto belli, sono super 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 scriventi. Adesso vediamo un attimino applicati come sono, però la scrivenza è innegabile. Vogliamo applicare l'illuminante prima di iniziare con gli ombretti. Oggi vado ad usare questo di Wacom, sì, è di Wacom, ed è il Strobe Fusion Highlighter numero 04 Sunset. Adesso direi che possiamo partire con gli ombretti, ragazzi. Io volevo
assolutamente utilizzare questo e quindi useremo questo. Vado ad applicarlo direttamente con il polpastrello perché mi sembra molto liquido e preferisco sempre i prodotti liquidi applicarli con il polpastrello. Wow, è bellissimo. Non sono sicura di aver scelto il colore adatto perché non volevo fare inizialmente un trucco con questi sottotoni rossastri ramati, ma quando ho visto questo colore sono impazzita, ragazzi. Adesso dalla palettina vado a prendere questo marroncino opaco chiaro e si chiama Kind e lo applico. Volevo usarlo come colore di transizione ma mi sembra molto scuro, mi sembrava un pochino più chiaro devo dire nel pack. Adesso vorrei andare ad applicare un colore un pochino più scuro all'interno della mia piega, però non ci sono colori più scuri, marroncini più scuri, se non questo che penso sia proprio un nero intenso ed è anche questo opaco, quindi penso di andare ad usare questo Different e andiamo appunto ad applicarlo soltanto al centro. Praticamente questo trucco si sta creando da solo, ragazzi. Io sono partita soltanto dall'ombretto cremoso che mi piaceva troppo per non utilizzarlo e appunto non so bene che cosa ne stia uscendo. Mi sta sembrando tutto molto viola, rosa, molto scuro, quindi vediamo. Allora, adesso vado ad applicare sempre lo stesso colore Different, che una volta applicato sembra molto più viola di quanto appaia nella cialda, e andiamo a stenderlo lungo le ciglia inferiori. Poi prendo Caring, quest'altro marroncino rosato, e vado a stenderlo sfumando un pochino il colore che abbiamo appena applicato. Sono un po' indecisa se andare ad applicare sulla palpebra mobile, sopra l'ombretto in crema, Passionate oppure Sweet, che sono entrambi metallizzati, super super metallizzati, ma penso che opteremo per Sweet. E ho sentito pareri discordanti riguardo agli ombretti in appunto quelli glitterati metallizzati di questa palette, quindi so che fanno molto fallout, quindi cerchiamo di stare attenti. Sì, infatti ce n'è tantissimo, veramente tantissimo. Questa cosa non mi fa impazzire, ma alcuni ombretti hanno queste caratteristiche. Super scriventi e molto molto belli, però c'è veramente tanto tanto prodotto che cade. Hanno come dei granuli un pochino troppo grandi e quindi tendono a cadere. Effettivamente potete vederlo, di fallout ce n'è veramente tanto, un po' l'unica pecca secondo me di questa palette, perché per tutto il resto è ottima, ma in realtà se ne va anche molto facilmente, non va a colorarmi la parte sotto, se applicate una buona cipria non succede. Quindi adesso andiamo a sfumare il tutto e io uso questo che è un pennello di Too Faced ed è un pennello da correttore se non sbaglio, ma io lo adoro per sfumare. Altri pennelli Too Faced sono un altro prodotto che mi sento di consigliarvi se siete alla ricerca di buoni pennelli, perché sono di ottima ottima qualità e anche questi non perdono né peli né la forma nel tempo. Ok ragazzi, direi che ci siamo, adesso applichiamo. Allora abbiamo l'eyeliner che troverò, eccolo qua, l'eyeliner, e si chiama Deep Love ed è appunto un eyeliner deep black a lunga tenuta, credo sia a pennarello, spero, perché sono gli eyeliner più facili da utilizzare. Sì, decisamente sì, e come pack è identico agli eyeliner di Lancome se non sbaglio, uguale uguale uguale, con questa parte in plastica un pochino più sottile e il resto è opaca, il resto del pack è lucido. Mi ricorda veramente veramente tantissimo quelli, penso siano di Lancome. Allora ragazzi, una cosa importante, siccome questi ombretti glitterati sono molto polverosi e hanno come dei, non dei pezzettini, però sono un po' più chunky,
quando ci applico l'eyeliner mi va tutto così, perché il prodotto che ho sotto è tutto un pochino più granuloso, anche se non è granuloso, non so bene come spiegarlo, però l'eyeliner non va liscio, va tipo così a gradini e questa cosa onestamente non mi fa impazzire. Ok, ho fatto quello che ho potuto fare, ma decisamente questo combo ombretto glitter e eyeliner non mi è piaciuto, ma appunto penso che l'eyeliner sia molto valido, perché andiamo a sfociarlo sulla mano. Sì, effettivamente ragazzi, ha un tratto preciso, molto nero. Secondo me sono decisamente gli ombretti. Poi come matita occhi c'è la All Day Love, che è una matita a lunga tenuta. Anche qui packaging molto carino, con questo tappo e le scritte in oro rosa. Io l'ho preso nero, non mi ricordo se fosse disponibile anche in altre colorazioni. E vado ad applicare la mia matita sia alla, cioè all'interno della rima, sia sopra che sotto. Come sempre mi lacrimeranno gli occhi quando applico la matita all'interno dell'occhio, mi succede sempre, quindi non facciamoci caso. È proprio una cosa tipica, cioè è una certezza che potete avere. Quando applico la matita alla rima interna, irrimediabilmente, gli occhi. Ok, allora ragazzi, poi sono molto curiosa di andare a provare questo mascara, che è il Dark Love Mascara Vegan Effetto Wow. E vediamo com'è questo mascara. Anche qui pack molto bello, con questo tappino in oro rosa. E vado prima a piegare le ciglia, perché la laminazione, ragazzi, purtroppo gli effetti stanno passando. Lo scovolino è molto paffuto e ha questa forma tipo a S, cioè è un pochino più paffuto sopra, poi nel mezzo va a restringersi un pochino e poi è ancora un po' più paffuto sotto. A me personalmente piacciono di solito i mascara quelli con scovolino sottile, ma non è una regola, perché in realtà il Better Than Sex di Too Faced ha uno scovolino simile, paffutello, simile a questo, ed è il mio mascara preferito, quindi in realtà non necessariamente devono essere sottili e di gomma. Allora, onestamente non crea grumi, però vedo che questo è uno di quei mascara che hanno bisogno di diverse applicazioni per ottenere il risultato. Preferisco onestamente i mascara che hanno bisogno di diverse passate, ma che almeno non mi creano grumi, perché è una cosa che veramente non mi piace. Con alcuni mascara ti lasciano troppo prodotto subito, alla prima passata ti lasciano troppo prodotto e poi si creano quei grumi che devo andare io a togliere separando le ciglia, quindi sono contenta di vedere che questo mascara non ha assolutamente questo problema. Non è tanto allungante questo mascara, ma è molto volumizzante. Almeno questa è la sensazione che ho. Qui potete vedere che non lascia tanto prodotto, perché devo andare nuovamente a riprendere. E sono alla quarta passata per l'occhio destro, quindi tre passate sopra e una passata sotto. Guardate le facce strane che faccio quando mi trucco, ma è una cosa che non riesco a controllare. Ci provo ma non ce la faccio. Occhio con mascara e occhio senza mascara, così potete vedere la differenza. E adesso per le labbra ho due prodotti. Uno è il Creamy Love e uno è il Liquid Love. Colorazioni ho preso, allora, per il rossetto cremoso il colore cremosino, e per invece il rossetto liquido opaco ho preso il Nude Sunday. Il pack dei rossetti è anche questo molto bello, che è simile a quello del correttore, e questo è il pack che preferisco onestamente, con questa forma mi piace un sacco. E qui c'è un gelato disegnato e da questa parte invece c'è un cuoricino con la scritta Liquid Love. Ovviamente io sono andata su colorazioni nude perché sapete sono le mie preferite, però vi devo dire una cosa, sono rimasta un pochino perplessa perché tutti i rossetti erano scuri. Guardando gli swatch sulla ragazza chiara, perché appunto è fatto molto bene il sito, si può vedere il risultato dei rossetti con carnagioni chiare, carnagioni medie, carnagioni scure eccetera, e sulla carnagione chiara tutti i rossetti sono scuri, quindi ce n'erano giusto un paio chiari o almeno di media intensità, nessun nude chiarissimo, e ho avuto un po' di difficoltà. Ecco, mi piacerebbe che ci fosse un range di colorazioni anche un pochino più chiaro per le mozzarelline come me. Comunque questo è appunto un rossetto creamy
ma andremo ad utilizzare quello opaco per oggi. Volevo comunque farvi lo swatch. Ecco, questo è uno dei più chiari che io sono riuscita a trovare, ma lo vedete che su di me è arancione. Quindi sì, come tonalità un po' mi è dispiaciuto, ecco, non è stato facile scegliere un nude. E questo è invece il rossetto che andremo ad utilizzare, che è un rossetto liquido opaco, che sono i miei preferiti, lo sanno tutti ormai. E anche qui non sono sicura che sia un nude su di me, ma mi sembra di aver preso il più chiaro che aveva, o quello o l'altro, perché forse il più chiaro che aveva era tipo un po' più sul pesca. E infatti anche tantissimi nude erano un po' più sul pesca, non ne ho visti di rosati. E sì, devo dire che come colore è perfetto, devo dire che è molto cremoso sulle labbra e nonostante sia un rossetto opaco lo sento anche idratante, non lo sento troppo che mi secchi le labbra. E anche come tonalità, onestamente, non mi sembra affatto male. Io vado sempre un po' troppo sulle tonalità chiare, però non è niente male. E adesso andiamo semplicemente a fare le sopracciglia con un prodotto che avevo preparato, che non trovo più, benissimo, eccolo. E vado a fare le sopracciglia con la Brow Contouring Pen di Benefit, appunto. Non ho trovato sul sito di Clio un prodotto che fosse dedicato alle sopracciglia, quindi useremo questa. La colorazione che uso io, ragazzi, è la light brown. Spero di non essere andata troppo scura. Togliamo il cerchietto e abbiamo finito con il nostro trucco, ragazzi. Che cosa ne dite? Sono curiosa di sentire i vostri pareri. Come sempre scrivetemi tutto nei commenti, mi raccomando. Tutto sommato mi sono piaciuti i prodotti, devo dire, un po' appunto soltanto l'unica cosa che non mi è piaciuta sono i colori glitterati della Beauty Love, perché onestamente sono troppo polverosi e hanno dei, come dei pezzettini di polvere appunto un pochino troppo grandi, che poi ti creano sia fallout che problemi poi se devi applicarci l'eyeliner, che non va smoothly, non va liscio e va tutto così. Però devo dire che sono comunque prodotti di veramente alta qualità, sono super scriventi, mi sta piacendo tantissimo anche il rossetto, che nel frattempo si è asciugato e non ci mette neanche tantissimo, ed è, potrebbe entrare tra i miei preferiti, ragazzi. Mi piace, devo dire, moltissimo il risultato del make up, ma appunto voglio sapere che cosa ne pensate voi, quindi scrivetevi tutto nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti, vi lascio cuoricino, scusate se non riesco a rispondere proprio a tutti, io mi cerco di scusarmi più che posso, perché mi dispiace quando vedo domande eccetera, io non riesco a rispondere, ma almeno metto cuoricini così sapete che io ci sono e vi leggo. Ecco, questo almeno per me è super importante. Quindi mia family, questo è tutto per il video di oggi, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, io vi mando un bacio enorme. Come sempre vi abbraccio anche fortissimo, vengo io da voi stavolta e vi abbraccio forte 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 forte, e soprattutto in questo momento gli abbracci servono tanto, anche se, ragazzi, virtualmente. Quindi bacio e noi ci vediamo, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre 17:30, ciao!